Le Marche sono tornate a tremare. Cari telespettatori, siamo tornati in diretta per darvi tutti gli aggiornamenti del caso. Come ormai sapete, questa mattina l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due forti scosse di terremoto di magnitudo 5.7 e 4, più altre di assestamento, con epicentro al largo della costa marchigiana. Scosse che sono state avvertite in tutto il centro Italia e non solo. Dicevo, vi diamo qualche aggiornamento. Io inizierei dall'assessore Samuele Mascarina, assessore ai servizi educativi del Comune di Fano. Assessore, buongiorno. Qual è la situazione nelle scuole che, ricordiamo, sono state chiuse nel Comune di Fano e non solo? Sì, questa mattina ringrazio peraltro tutto il personale scolastico, educativo e i dirigenti, perché veramente con poche decine di minuti a disposizione abbiamo coordinato una scelta cautelativa che io ritengo assolutamente opportuna, come hanno fatto in tanti altri comuni, e cioè di non aprire le scuole e di non avviare l'attività didattica. Questo servirà nella giornata di oggi per le squadre dell'ufficio tecnico del Comune di Fano per realizzare, come in tanti altri edifici pubblici, lo ricordiamo, della città, una serie di interventi di controllo, di verifica, perché dobbiamo avere la certezza che gli edifici, in particolare gli edifici scolastici, che sono tanti nella nostra città, quasi una cinquantina, non abbiano avuto lesioni o comunque danneggiamenti anche parziali. Nelle prossime ore daremo comunicazione tempestiva alle famiglie, alle scuole, alla città dell'andamento di questi controlli, che per la verità insomma, abbiamo fatto anche in altre occasioni nel corso di questi ultimi anni, in modo da poter garantire la riapertura delle strutture in completa sicurezza e serenità per tutti coloro che ci lavorano, ci vivono, e chiaramente per tutte le famiglie fanesi. Quindi oggi sicuramente scuole chiuse, scuole di ogni ordine e grado sul territorio del Comune di Fano. Nelle prossime ore, in base all'andamento delle verifiche dei sopralluoghi, daremo una comunicazione complessiva rispetto agli sviluppi per i prossimi giorni. Le scuole invece domani resteranno aperte? Allora, questa è una decisione che prenderemo nelle prossime ore proprio in virtù e in considerazione di quelle che saranno le risultanze delle verifiche che noi vogliamo assolutamente in maniera cautelativa realizzare in tutte le strutture scolastiche della nostra città, nidi, infanzia, elementari, scuole medie, scuole superiori, perché se si riaprono le scuole deve essere in assoluta sicurezza. Ha già avuto delle notizie in merito ad eventuali danni? Al momento non abbiamo, per la verità, avuto segnalazioni di danneggiamenti, e questo è comunque un elemento comunque positivo sicuramente. Siamo in contatto costante con i dirigenti scolastici, ma ovviamente abbiamo la necessità che siano i tecnici e i professionisti a verificare in loco, scuola per scuola, lo stato dell'arte. Grazie assessore, noi attendiamo il vice sindaco Cristian Fanesi, ma vi ricordiamo che le scuole sono state chiuse in tanti comuni delle province di Ancona, di Pesaro e Urbino. Ad esempio, e trovate anche un breve elenco sul nostro sito occhioallanotizia.it, sono rimaste chiuse le scuole anche a Pesaro, Mondolfo, Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone, Fermignano, Monbaroccio, Senigallia, Ancona, Osimo, Iesi, Ostra, Agugliano, Castellone di Suasa. Eccolo qua. Fanesi, diamo un aggiornamento rispetto alle comunicazioni che avete dato questa mattina in diretta Occhio ai giornali. Sì, ovviamente l'assessore Mascarina ha parlato in maniera molto chiara delle scuole. Altrettanto chiaramente devo dire che in via precauzionale gli uffici pubblici, tutti gli uffici pubblici del Comune di Fano sono chiusi oggi, resteranno chiusi, in attesa che appunto i tecnici possano verificare la situazione, possono verificare che tutti gli edifici siano in sicurezza e quindi possano riaprire al pubblico e ai lavoratori il prima possibile. Quindi questo, diciamo, integra le notizie date. Cosa succede in questo momento? Cosa stiamo facendo? Siamo qui al COC, siamo tutti in fermento, ovviamente ci sono squadre, ormai una quindicina di squadre composta da dipendenti dei lavori pubblici e dell'urbanistica che girano la città appunto a verificare, a fare queste verifiche. Sono chiusi anche i cimiteri, ecco, per dire, se iniziate a, come dire, a pensare quanti sono gli edifici pubblici comunali in città, insomma, iniziano ad essere tanti. E quello che stiamo facendo, ci prepariamo al peggio.
Noi ci dobbiamo preparare al peggio, quindi abbiamo anche, come dire, stiamo verificando in particolare le palestre, quelle più moderne, quelle che potrebbero essere utilizzate anche in maniera provvisoria, ci auguriamo assolutamente in maniera provvisoria, per poter, come dire, ospitare e dare assistenza alla popolazione. Le palestre a Fano sono dislocate in tutti i quartieri, quindi tutto sommato questo stiamo facendo. Perché ci potrebbero essere, insomma, al momento, ecco, non ci sono segnalazioni di persone che si sono fatte male. Al di là della paura che comunque ha colpito stamattina molti nostri concittadini, alcuni dei quali sono andati anche al pronto soccorso, ecco, per dire la paura che c'è stata. Però ci potrebbero essere anche delle lesioni agli edifici, delle crepe che possono anche preoccupare le persone. Quindi in questo momento il Comune di Fano, che è in pieno fermento, ve lo assicuro, dal COC qui ovviamente, che è in via Borsellino, stiamo predisponendoci al peggio e stiamo predisponendo appunto queste verifiche per poter dare fin da subito assistenza alla popolazione. Poi verifichiamo gli edifici e ogni privato verificherà in casa propria anche la situazione nel caso insomma ci siano dei problemi. Quindi siamo pronti per il peggio, auguriamoci che non ci sia bisogno. Assolutamente, se vogliamo raccontare a casa anche in che cosa consiste esattamente il COC, questo centro operativo comunale, quali sono gli enti e le forze di polizia non solo che ne fanno parte. Sì, il COC è il centro operativo comunale e riguarda, diciamo, solo il Comune di Fano, composto da dirigenti del Comune di Fano che quindi conoscono la situazione, hanno la possibilità di muovere, tra virgolette, le pedine sul campo, in questo caso i dipendenti, ma c'è anche la funzione volontariato di protezione civile che ovviamente già da stamattina alla prima ora erano già disponibili, pronti per dare una mano, verificata la situazione magari in casa. Erano già qui per darci una mano, sono già qui, anzi sono presso il CODMA pronti per partire, perché ad esempio come si sa, in caso di assistenza, in caso di necessità, bisogna andare nell'area di attesa, quindi noi stiamo verificando tutta l'area di attesa, se c'è qualcuno che ha bisogno di noi. Abbiamo aperto, per fortuna, le comunicazioni, i servizi essenziali sono tutti in funzione, al momento mi risulta, per cui comunicazioni, telefoni eccetera funzionano. Abbiamo aperto il numero di telefono, che poi adesso non me lo ricordo, poi lo darete, mi auguro e vi ringrazierei se lo fate, perché questo numero di telefono, se qualcuno ha bisogno, può contattarci. Però siamo in diretto collegamento anche con gli ordini, diciamo con la prefettura, in questo caso la SOI, che è la sala operativa provinciale, ma anche con la sala operativa regionale. Ad esempio, un tema importante è che le comunicazioni dei treni sono bloccate in questo momento. Quindi adesso stiamo capendo, cercando di capire, che c'è un treno, mi dicono un Frecciabianca bloccato qui a Fano, capirai, alle 7 di mattina è molto facile che ci siano anche tante persone che devono andare a lavorare, quindi stamattina verifichiamo se hanno bisogno di un'assistenza, se riparterà, però insomma siamo in stretto contatto anche con gli ordini, diciamo le prefetture, gli altri comuni, la provincia e la regione, perché appunto se ci sono problemi riusciamo a risolverli insieme. Il tema più importante in questo momento è dire che la situazione dei treni è bloccata, quindi la dorsale è bloccata, stiamo cercando di capire se hanno bisogno di assistenza. E poi ovviamente siamo in contatto anche con la Regione, che in questo momento credo che hanno una riunione in corso per capire insomma quali sono i danni e come ci possono aiutare loro, mandando anche dei tecnici per fare le prime analisi sulle case. Quindi appunto, a proposito di case, qualora un privato dovesse riscontrare dei danni, può fare riferimento al numero di telefono che diceva stamattina, che adesso ricordiamo? Allora, guarda, in questo momento io mi limiterei a dire intanto il numero di telefono, lo dico adesso, poi lo ripeterò, quindi prendete carta e penna, 0721 86 6696, lo ripeterò tra qualche minuto, è diciamo un numero di telefono dove la gente che ha bisogno di assistenza urgente può riferirsi. Per quanto riguarda le case, ovviamente noi provvederemo a dare istruzioni su questo. Al momento io questa mattina mi riferirei soltanto a chi ha bisogno di assistenza o chi ha bisogno e vede che la casa non è sicuro in casa e ha bisogno di assistenza. Emergenze. Io direi emergenze. Ci sarà una fase successiva
dove diremo anche cosa deve fare la gente che ha problemi con la casa. Però in questo momento vi chiederei di usare questo numero per le emergenze vere, la paura, lo stato di salute, una casa evidentemente lesionata per cui è inutile entrare dentro, oppure qualcuno che si è fatto male o che si potrebbe far male. Ripeto, il numero è 0721 86 6696. Rispondiamo noi, risponde il Cibo Club Mattei, ovviamente prezioso, e l'abbiamo visto anche sempre, ma abbiamo fatto un'esercitazione per fortuna la settimana scorsa, almeno a Gimarra sanno cosa fare, se mi permettete questa battuta, Gimarra e Arzilla sanno bene cosa fare, perché ovviamente il piano di protezione civile riguarda tutti gli eventi di emergenza. Per cui, insomma, siamo una macchina rodata, per fortuna nel Comune di Fano, grazie a tutti, ringrazio davvero tutti, lo faccio adesso perché poi lo rifaremo in seguito, però ringrazio a tutti perché stamattina già alle 7:20 eravamo qui, eravamo tutti pronti per partire e magari qualcuno, come dire, ha accantonato le paure proprie e si è messo a disposizione di una città e di una comunità che ha bisogno oggi di essere aiutata e comunque di verificare che le cose vanno tutte bene. Grazie a Vice Sindaco Cristian Fanesi, il passaggio è garantito, non ci sono problemi, un ringraziamento va anche, vediamo in campo la Croce Rossa, abbiamo visto passare poco fa alle nostre spalle la comandante della Polizia Locale di Fano, Anna Rita Montagna. Vi diamo ulteriori aggiornamenti insieme all'assessore Barbara Brunori per quanto riguarda palestre, centri. Poi Saverio, so che siete operativi al lavoro, però se avete comunicazioni noi siamo sempre pronti, grazie. Dicevo, Barbara Brunori, assessore ai lavori pubblici del Comune di Fano, facciamo una panoramica di quello che sta succedendo per quanto riguarda palestre e non solo. Sì, come ha già avvisato il vice sindaco Fanesi, siamo già in movimento da questa mattina, già 15 squadre sono partite proprio per una ricognizione rispetto un po' alle priorità. Scuole in assoluto, siamo sulle scuole, le palestre, perché poi le palestre dovrebbero divenire in caso di un'emergenza estrema quelle che sono degli spazi dove le persone potranno accedere, come nel caso della bomba. Per cui ecco, negli spazi più importanti dove siamo in questi minuti, che stiamo attenzionando in questi minuti, diciamo che cerchiamo insomma di favorire una fruibilità e un piano di emergenza 2, siamo pronti al peggio. Per quanto riguarda invece i centri sociosanitari? Ne abbiamo due di nostra proprietà, uno la Don Tonucci e l'altra invece il CTL San Lazzaro. Per quanto riguarda la Don Tonucci ci hanno segnalato delle crepe e abbiamo già mandato una squadra. Su quelle private invece ci siamo accertati che anche lì ci sia appunto una situazione di tranquillità e ci hanno garantito che tutto a posto, sotto controllo. Quindi ecco, da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli, stiamo intervenendo anche su quelli che sono gli altri edifici pubblici, quindi naturalmente la Memoteca Montanari, tutte quelle che sono le strutture dislocate rispetto alla sede comunale, e ecco, proprio per accertarci che in queste due giornate possiamo verificare che non ci siano stati né danni né pericoli per eventualmente tornare al lavoro in terza giornata. Bene, quindi controlli, come diceva lei, che proseguiranno anche domani per verificare al meglio tutte le soluzioni, tutti gli edifici. Sì, perché le strutture sono davvero numerose e vogliamo essere scrupolosi proprio per scongiurare qualsiasi altro pericolo. Bene, grazie mille all'assessore Brunori. Avevamo chiesto di preparare un video, non so se è pronto, dalla regia si è riuscita a farmi sapere. Intanto mi segnalano che è caduta l'aureola della Madonna dei Cappuccini, insomma ci sono anche delle case che hanno subito dei danni, come vediamo anche dai video postati sui social e anche sulla nostra pagina Reporter di Strada by Fano TV. Ce l'abbiamo? Abbiamo il video? Intanto, mentre attendo comunicazioni, vi ribadisco appunto delle scuole chiuse di ogni ordine e grado in diversi comuni. Ok, allora magari lo postiamo, non ce l'abbiamo, ma lo postiamo più tardi sui social. E, diciamo, delle scuole chiuse di ogni ordine e grado nella provincia di Pesaro Urbino, ma anche in quella di Ancona, l'elenco lo trovate sul nostro sito. Poi i treni. La circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale per controlli sulla linea adriatica tra Rimini e Varano, sull'Ancona-Roma tra Falconara e Iesi e sulla Rimini-Ravenna. Ci dicevano poco fa che è bloccato un treno anche alla stazione di Fano. Nessun treno, no, questo non è vero, non è fermo in linea perché appunto ce n'è uno fermo e ce l'hanno comunicato poco fa.
e anche logicamente Ferrovie deve fare tutti i controlli tecnici alla rete ferroviaria. E, poi, altra comunicazione importante, ci hanno riferito che per consentire queste verifiche statiche sugli edifici sono sospese tutte le attività del Dipartimento di Prevenzione, facciamo riferimento all'area vasta 1, comprese le vaccinazioni, quindi le persone che avevano appuntamento per la giornata di oggi verranno contattate dal Dipartimento stesso per prendere un nuovo appuntamento. I vigili del fuoco, anche loro sono operativi dalle 7:15, da quando è successo la prima scossa, loro stanno effettuando delle verifiche statiche sugli edifici, attualmente nel pesarese risultano circa 10 richieste, mentre nell'anconetano oltre 40. I pazienti di una struttura sanitaria di Ancona sono stati fatti uscire in via precauzionale e sono in corso appunto le verifiche, al momento ci dicono non si segnalano persone coinvolte. Per ora è tutto, poi ci riaggiorniamo nelle prossime ore sia sui social sia su Fanno TV e quindi rimanete sintonizzati sul canale 19.